cestino sul sedile e un cestino sotto la sedia pieghevole, le ruote sulle gambe ed una maniglia sul retro. Ecco che, nel 1937, Sylvan Goldham, nato in una famiglia di venditori al dettaglio in Oklahoma, inventa il carrello della spesa. Lo fa in un ventesimo secolo in cui, con l'arrivo dell'automobile, del frigorifero nelle case e dei primi supermercati, i commercianti si iniziano a rendere conto che le persone erano più disposte a comprare grandi quantità di cibo in una sola volta, ma non avevano un mezzo comodo ed efficace per trasportarlo per il negozio. Goldham ha l'intuizione, dopo aver sguinzagliato invano i suoi commessi in giro per le corsie del suo negozio, in modo che potessero aiutare i clienti con i cestini. Non era quella la soluzione. Una notte, guardando una sedia girevole, inventa il primo carrello della spesa. Ma fu un flop, i clienti uomini erano troppo orgogliosi per ammettere di aver bisogno di aiuto a portare un cestino, e le donne non volevano spingere un carrello, dopo anni passati a spingere passeggini. Goldman non si perse d'animo e ricorse a un furbo trucco di marketing. Assunse giovani e donne di bell'aspetto perché facessero finta di spingere il carrello per il negozio mentre facevano finta di fare la spesa. E a chi si ostinava a non usare il carrello, una hostess che stazionava fuori al negozio, faceva notare che tutti gli altri li impiegavano, generando un fenomenale effetto emulazione. 3 anni dopo, nel 1940, i carrelli della spesa erano diventati così popolari, che i negozi di alimentari degli Stati Uniti venivano progettati con corridoi più spaziosi per far circolare i carrelli e banchi dove contenere grandi quantità di cibo. Ma il carrello di Goldham non è come quelli che usiamo oggi. Il carrello della spesa che tutti conosciamo, con un grande cestino su ruote, fu introdotto solo nel 1950.